Proseguiamo, questo non è un appuntamento strettamente di poesia, ma la poesia c'entra, liquefare l'immobile, Fernanda Mancini, che invito a salire sul palco. Ciao, ciao Fernanda, ciao. Accomodati pure. Allora, dunque, chi è Fernanda Mancini? Allora, prima cosa, Fernanda Mancini è una pittrice che ha una formazione filosofica, sì. No? Ha una formazione filosofica. Sei una pittrice, vivi a Berlino, o meglio ti dividi tra Berlino e Roma, e credo in Germania sia nato questo progetto artistico che si chiama Liquefare l'immobile. Allora, le tue opere, ecco, Liquefare l'immobile, che sarebbe questo che non abbiamo potuto ospitare qui per motivi di spazio, però altre tue tre opere che fanno parte del progetto sono esposte qui alla destra del pubblico, diciamo, in quello spazio, in quella galleria. Sentiamo questa musica, spiegaci un attimo che cos'è liquefare l'immobile come progetto e poi cosa vuol dire liquefare l'immobile. Volevo fare intanto una piccola premessa, perché appunto come artista visiva e comunque sempre per gli artisti è difficile parlare di quello che fanno, perché sono due cose diverse. Una cosa è, si sa, esprimersi con i mezzi della pittura o della poesia, una cosa è esprimersi a parole e concettualizzare, che è tutto un altro impegno. E mi ricordo sempre del libro di Hermann Hesse, Boccadoro, Boccadoro, e dell'opposizione dei due. E quindi, però io lavoro anche così, cioè faccio delle cose e poi le guardo e poi ci penso e poi leggo e poi elaboro e quindi prendo, entro e esco continuamente, e in questo entrare e uscire è anche il senso, uno dei sensi di liquefare l'immobile, cioè uscire dalla settorialità, dalla parzialità, uscire anche in qualche modo da la parola come logos, la parola del giudizio, ed entrare in un mondo di accoglienza e di cura. E questo mondo di accoglienza e di cura l'ho trovato non nella filosofia, perlomeno come si fa all'università, certo, ma l'ho trovata nell'arte e poi nella poesia. Io non sono poetessa, se questa parola si può ancora usare, però mi esprimo delle cose, dico delle cose così. E dunque, no, perché scusa se mi permetto, sì, perché in realtà appunto c'è un misto, almeno in questo tuo progetto, tra la parola, la musica, i segni, i simboli, ci sono anche dei simboli. Certo, sì, dunque, sì, come... sì, questo è un progetto. Questa parte di liquefare l'immobile è all'interno del progetto che va ancora avanti e che ha avuto una prima tappa a Berlino in una mostra della Stiftung, dell'Herbert Stiftung, ed è il tentativo di lavorare insieme ma separati sulla musica di Peng, si chiama Peng Yin, un compositore contemporaneo che state ascoltando, il quale ha scritto questa partitura sulla poesia di Gu Cheng, che è un poeta cinese, però della nostra, diciamo, generazione, ma si è ucciso e quindi è una parola che è rimasta. Sì. E lui ha lavorato, Peng, su questo. E io, allora, la poesia si chiama Tripedi Trip, la musica di Peng si chiama Tripedi Trip, e io questa prima parte di progetto esposta a Berlino l'ho chiamata Tripedi Trip. E la cosa che mi aveva affascinato è che nell'esposizione del suo modo di lavorare, Peng aveva detto che lavorava sul frammento, e perché aderendo alla poesia di Gu Cheng, che a sua volta ha lavorato stravolgendo la parola, aprendola, facendone venire fuori significati non immediati, ma che venivano fuori anche dall'accostamento, insomma, ha lavorato frammentando. Io avevo già fatto precedentemente tutto un lavoro sul frammento, dove la mia ipotesi era: basta con il nichilismo,
basta col negativo per quanto mi riguarda, certo. E ho visto nel frammento la possibilità, un'altra possibilità, cioè quella di un riverberare dell'unità, e quindi un frammento che annuncia, si annuncia come parte di un tutto. E su questo ho lavorato, e lavoravo in questo modo, tenendo la musica di Peng nell'orecchio qui davanti, sì, a me, e poi la poesia di Gu Cheng, naturalmente, sì, tradotta questa volta in tedesco, perché non c'è ancora una traduzione italiana. E su questi due ho cominciato a tenere, è venuto da solo, come un brogliaccio, un diario di bordo, sì, in cui annotavo le parole, annotavo le idee, gli schizzi che poi venivo realizzando. E questo che abbiamo ricavato come, sì, liquefare l'immobile, non so, non è uno dei primi, non è neanche uno degli ultimi, perché ancora è un lavoro in corso, anzi uscirà un libro probabilmente l'anno prossimo, fatto in da Italia me, o in Germania? Germania. In Germania. Su questo progetto Tripedy Trip, in cui liquefare l'immobile sarà, penso, la parte centrale. Quello che volevo, perché non è il primo, però non è neanche l'ultimo, perché qui abbiamo un senso di unità, cioè abbiamo intanto un riferimento alla dissoluzione della materia, la materia quasi alchemica, alchemicamente viene, io ho lavorato con molta acqua, e ho, sì, sciolto gli elementi della pittura, gli acquarelli, gli inchiostri, le terre, li ho sciolti con moltissima acqua, ho allagato tutto lo studio, è stato comunque proprio per arrivare alla una matrice, fase della, alla come una fase dell'opera alchemica. Sì, come una fase, infatti la nigredo totale, era tutto un pantano, e poi come questi elementi ormai disciolti, però poi si ricompongono e vanno a formare l'albero, e l'albero si innalza fino alle foglie che si illuminano del sole e della luce, quindi abbiamo, sì, proprio tutto il processo fino alla chiarezza, e c'è il simbolo del Cristo, che è l'ictus, sì, che è il pesce, sia perché ricorre continuamente, questi sono tutti elementi che ricorrono nella musica e anche nella poesia. E io li ho variamente rielaborati, come si può vedere anche negli altri quadri, e poi qui, appunto, perché l'albero, io avevo preparato, ma credo che non ci sia tempo di leggere, no, tutta una serie di simboli, perché mi dispiace, dell'albero, ma... e della... No. Se ho un attimo di tempo, volevo leggere una poesia di Wu Cheng. Se è breve te lo posso, breve? Allora, questa è la poesia di Wu Cheng, e poi c'è una mia piccolina. Dai. Gu Cheng, la mia poesia somiglia ai piccoli fiori senza nome che si aprono quieti in mezzo alle umane solitudini, seguendo brezze e piogge di stagione. La mia. Per mille e mille solitarie vie torna a sé ciò che s'appartiene. Ogni notte un unico respiro si confonde nel vento sopra la campagna. Questo solo per dire che ci siamo ritrovati. Io, Peng... Eh sì, e poi ci siamo ritrovati anche con questo tema degli alberi, che a questo punto hanno un valore altamente simbolico, addirittura abbiamo detto tutte le fasi dell'opera alchemica fino al rosso, che è l'illuminazione. Esatto. Grazie. Grazie. Grazie.